Dopo Fermignano e Urbino, il 2023 sarà l'anno dedicato alla città di Urbania. Midor, la storica azienda di Fermignano, leader nella produzione di detergenti professionali, omaggia un altro territorio in 12 scatti. L'obiettivo dell'iniziativa è stato spiegato dal socio fondatore Maurizio Dini durante la conferenza stampa di presentazione. L'intento di questo calendario è contribuire al problema dello spopolamento del retrocosta del preappennino, appennino compreso. I giovani sono educati, abbiamo la cultura di stimolarli dicendo che qui non c'è più tanto posto, tanta occupazione, di prendere, partire, e giustamente siamo cittadini del mondo. Però a conti fatti, come ci si matura, secondo me qui manca tutto, ma abbiamo anche tutto. E quindi dobbiamo divulgare queste bellezze, questo bel paese, anche Urbania, una città meravigliosa, città ducale, appartiene alle terre ducali, e quindi città della ceramica, c'è tanto, tanto valore aggiunto anche qua. In un'ora arrivi in cima a questi nostri bei monti, Montiego, meraviglioso balcone del Monte Nerone, arriviamo al mare, quindi abbiamo tutto. Poi abbiamo delle città qui limitrofe meravigliose come la vostra, Fano, Pesaro, e quindi noi, il nostro intento è di dare questo valore aggiunto e culturale, sociale, per tutti quanti. Nel nostro picco, con questo calendario, se riuscissimo anche a contagiare altri colleghi imprenditori che quando a fine anno fanno il calendario si ricordano, più che metterci delle foto belle sicuramente, ma valorizzare questo territorio, saremo in tanti e la ridondanza non guasta mai. Il calendario è stato reso possibile grazie alla collaborazione con Rotograph e sarà distribuito a tutti i clienti, ma chi ne volesse una copia potrà ritirarlo a Fermignano nel punto vendita dell'azienda. In realtà il calendario ha 24 mesi, però se lo andiamo a realizzare in realtà sono 48, perché lo produciamo sia in formato da tavolo che in formato da muro, e su ogni calendario ci sono 24 mesi, perché ogni persona che lo utilizzerà potrà scegliere quale versione, quale pagina utilizzare, se quella dove è data più priorità alla foto, quindi una foto più grande, i numeri più piccolini, oppure una parte dove c'è una foto un po' più piccola e uno spazio per scriverci tutti i vari appuntamenti. Di fatto, grazie anche al Comune, al Sindaco, che ringraziamo, abbiamo inserito su ogni mensilità tutti gli appuntamenti che il Comune fa in tutti gli anni. Annalisa, il tuo studio fotografico ha curato le immagini di questo bellissimo calendario ed è stato, immagino, emozionante realizzare le foto per la tua città. Sì, è stato emozionante, la parola giusta, perché insomma la mia città è bellissima, lo posso dire, e quindi abbiamo preso foto mie, del mio archivio, ho scattato qualcosa anche sul momento, abbiamo preso anche foto dell'archivio comunale, e quindi alla fine penso che sia venuto davvero un bel lavoro che sintetizza la bellezza di Urbania.